Ringraziamo l'assessore D'Apretto, ricordando che nell'ambiente vivono le giovani generazioni e gran parte della sostenibilità si articola per garantire alle future generazioni un ambiente ben fruibile. Lascio la parola all'assessore Antonella Grim, che ci presenta il suo intervento. Buongiorno a tutti, voglio subito ringraziare il collega, l'assessore Umberto Laureni, perché ha voluto che oggi ci fosse una fotografia anche sul mondo della scuola. Veramente anche questo è un significativo cambio di passo e quindi lo ringrazio subito, come voglio subito ringraziare una piccola parte per il tutto, alcuni funzionari, ho deciso anche di dire i nomi, Egidio Balbi, Diana Mari, Giorgio Tagliapietra, che sono veramente una piccola parte per il tutto, che però aiutano me e l'assessore Andrea D'Apretto a costruire appunto un futuro migliore nelle scuole dei nostri ragazzi. La scuola è uno dei centri principali della vita dei nostri bambini e ragazzi, attorno al quale ruotano le vite delle famiglie, degli insegnanti e della comunità. Per questo la scuola non può essere solo luogo di apprendimento, ma spazio che favorisce i processi di collaborazione e cooperazione, promuovendo al contempo il benessere psicofisico degli alunni e del personale educativo, e che deve essere coerente con i valori etici ed estetici di un determinato periodo storico che la scuola rappresenta e intende rafforzare. Scuola quindi come contenitore simbolico e veicolo di valori educativi, luogo in cui deve essere un piacere entrare, in cui ci si senta accolti e si sta bene come a casa propria. Ambiente che con una personalizzazione nell'organizzazione degli spazi, degli arredi e dei colori crea un senso di appartenenza e partecipazione. Qual è la situazione però degli edifici scolastici della nostra città? Il 73% degli edifici del comune di Trieste sono stati realizzati prima del 1965, contro una media nazionale del 44%, e il 30% risalgono alla fine del 1800, quindi di due secoli fa. Inoltre, la scolarizzazione progressiva che ha caratterizzato l'Italia del dopoguerra ha fatto sì che spesso le scuole, per necessità, siano state inserite in strutture non dedicate, e gli stessi edifici nati come scuole sono spesso a tutt'oggi contraddistinti da strutture non sempre perfettamente adeguate ai bisogni della vita scolastica, oltre a presentare caratteristiche non completamente idonee alle nuove e mutate esigenze dell'utenza, che richiede strutture a tempo pieno, attrezzature per l'informatica, laboratori, palestre e spazi esterni adeguati. Di qui una forte esigenza di intervenire su serramenti, cappotti esterni, impianti per coniugare comfort termico e risparmio energetico, anche in una città che tradizionalmente è spazzata, come sapete, da un vento fortissimo e che, proprio perché ci sono edifici di fine 800 e 900 con aule e finestre molto grandi, fa sì che molto spesso negli inverni i nostri ragazzi si trovino certo in situazioni non molto confortevoli. Il Comune di Trieste, come ricordava l'assessore D'Apretto, ha recentemente partecipato al bando del Ministero dell'Ambiente per l'ottenimento di contributi volti alla realizzazione di impianti fotovoltaici nelle scuole. Ma oltre all'importantissimo dato tecnico di cui ha parlato prima il collega, mi piace anche mettere in evidenza l'importantissimo nesso educativo. Infatti il progetto prevede anche la partecipazione attiva degli insegnanti e degli studenti per l'effettuazione in parallelo di un'attività didattica volte all'analisi energetica dell'edificio stesso e alla definizione di interventi di risparmio energetico eseguiti dagli studenti della scuola stessa. Quindi cercare di poter portare avanti anche quella consapevolezza di quello che vuol dire sostenibilità ambientale, di modo tale che poi i nostri ragazzi diventino cittadini adulti consapevoli e portino avanti questi modi nuovi e necessari di considerare la nostra città. Il contesto territoriale quindi triestino, con un'alta densità abitativa concentrata in pochi chilometri quadrati, difficilmente ci potrà consentire la costruzione di un nuovo tipo di scuola mediante la realizzazione di nuovi edifici, semmai la trasformazione di edifici esistenti non utilizzati. Inoltre, la stessa origine di molti rioni che nascono come piccoli paesi assorbiti poi con il tempo nel tessuto urbano lega moltissimo nella nostra città le strutture scolastiche al territorio e alla popolazione che lì intorno vive. Quindi l'attenzione fatta proprio dall'amministrazione
sulle tematiche della salute, della sostenibilità ambientale e del risparmio energetico, ci suggerisce di adottare tutte le strategie possibili per mantenere questa difficile distribuzione territoriale degli edifici scolastici, tale però da cercare di facilitare nel contempo la mobilità sostenibile. Diventa quindi necessario agire sul contesto ambientale per portare avanti con coerenza ed equilibrio le politiche che garantiscono una città vivibile ed un approccio di qualità nell'uso, permettetemi, anche educativo del territorio. Nel corso degli ultimi anni, nella nostra realtà, è stato avviato un percorso di integrazione preziosissimo tra la progettualità tecnica degli uffici, in primis appunto l'ufficio edilizia scolastica, dei lavori pubblici e i funzionari dell'area educazione, e i fabbisogni educativi che vengono portati avanti dai dirigenti scolastici e dalle famiglie, per avvicinarsi quindi ad arrivare ad una scuola adeguata ai bisogni reali delle future generazioni. Anche in questo senso, una delle mie linee strategiche è quello di costruire le linee di priorità di manutenzione straordinaria degli edifici insieme ai dirigenti scolastici, agli insegnanti e alle famiglie, perché sono loro, molto più di noi, tecnici e assessori del comune, che vivono la realtà scolastica. E infatti gli ultimi interventi di ristrutturazione hanno visto consolidarsi la stretta collaborazione, e non vi nascondo che tutto questo è molto faticoso, ma noi andiamo avanti così, tra il personale tecnico dei nostri uffici e gli operatori scolastici, nella progettazione condivisa degli spazi, nella scelta dei colori, che sono importantissimi per caratterizzare l'ambiente dove i nostri ragazzi stanno per tante ore, e la tipologia dei rivestimenti, l'acquisto e anche la disposizione degli arredi. In questo senso abbiamo avuto delle bellissime occasioni di ristrutturazione, il nuovo nido di Luna Allegra, la scuola dell'infanzia Casetta Incantata e la scuola primaria Slata, per proprio inaugurata nel gennaio scorso. E insieme all'assessore D'Apretto vogliamo quindi arrivare, sempre in stretta collaborazione con i dirigenti scolastici e con le famiglie, ad elaborare alcune linee guida per la ristrutturazione degli edifici scolastici, proprio in modo da coniugare l'esperienza maturata dai tecnici del nostro comune con l'esperienza maturata sul campo dagli insegnanti, cercando di attivare anche la partecipazione dei genitori e dei bambini stessi. E una nuova costruzione ci vedrà protagonisti, sarà quella che insisterà sull'area di San Giovanni nell'ex caserma Chiarle, ha puntato proprio ad una progettazione in linea con questa nuova idea di scuola, a partire dalla qualità architettonica, con strutture modulari flessibili, materiali in bioedilizia, cercando, spero, di utilizzare materiali biocompatibili, quindi cercando anche di arrivare a una produzione di energia da fonti rinnovabili. Quindi questo sarà forse il nuovo prototipo su cui io e Andrea cercheremo di, insieme ai dirigenti scolastici, provare a costruire questa nuova idea di scuole. Molto importanti nelle nostre scuole però, proprio per la qualità delle giornate, sono gli arredi che ci sono all'interno delle scuole, quindi molto semplicemente banchi, sedie e lavagne. E in questo senso, proprio in quest'ultimo anno, i nostri uffici comunali, proprio questi dell'area educazione, hanno avviato un processo di razionalizzazione e programmazione della rilevazione del fabbisogno degli arredi tramite le informazioni che derivano direttamente dagli insegnanti, proprio per cercare, inutile nasconderci, in un momento in cui le risorse non sono tantissime, di fare una scala di priorità per poi andare a rispondere alle esigenze più urgenti per quel che riguarda anche gli arredi. Quindi attualmente siamo concentrati sullo sforzo di dotare delle forniture adeguate alle nostre scuole. Certamente però in futuro sarebbe auspicabile riuscire a porre maggiore attenzione anche sulle tipologie dei materiali utilizzati, quindi cercare di puntare l'attenzione su materiali a bassa emissione di sostanze nocive ed ecocompatibili, dare anche importanza al colore, che è uno strumento che dovrebbe rendere meno omologanti e più gradevoli gli ambienti delle nostre scuole, o per segnalare percorsi e punti di riferimento, nella consapevolezza che un ambiente colorato e stimolante dal punto di vista sensoriale sicuramente possa contribuire al mantenimento dell'equilibrio psicofisico e quindi influenzando positivamente anche i processi di apprendimento. L'ergonomia, il benessere e la sicurezza delle strutture scolastiche devono quindi rappresentare oggi una priorità che orienti lo sforzo comune di tutti gli operatori coinvolti. In particolare la scuola, le strutture educative, le persone che lavorano, hanno la responsabilità di garantire la sicurezza degli studenti nell'ambito dell'istruzione e la responsabilità di preparare i bambini alla vita futura, aiutandoli a sviluppare un maggior senso di responsabilità nei riguardi della sicurezza propria e altrui.
La salute e la sicurezza sono infatti parte integrante di tutti gli aspetti di vita quotidiana e professionale. E quindi il Comune di Trieste, sempre in questa fruttuosa collaborazione, area educazione, area lavori pubblici, ufficio scolastico regionale, dirigenti scolastici, sta sviluppando un progetto, anche questo molto faticoso, ma anche qui noi andiamo avanti con pervicacia, un progetto incentrato proprio sulla sicurezza degli edifici. Lo scopo del lavoro sarà quello di arrivare a determinare per ciascun edificio scolastico un fascicolo di fabbricato da condividere con i dirigenti scolastici, datori di lavoro, allo scopo di evidenziare sì i punti critici di ogni singola struttura e poi però le possibili strategie di compensazione del rischio, proprio per poter fare quella scala di priorità di interventi all'interno di un quadro di risorse sicuramente difficile. E fine non ultimo quindi di questo progetto è proprio creare e rafforzare questa cultura della sicurezza e della prevenzione nella popolazione scolastica, anche attraverso percorsi di formazione riservati al personale delle scuole. Nelle nostre scuole comunali, anche qui un altro ringraziamento, è in corso proprio un progetto di formazione sulla gestione dell'emergenza, che si articola per ciascuna struttura comunale. Noi abbiamo, vi ricordo, 17 nidi comunali, 12 ricreatori, 29 scuole dell'infanzia comunali. Quindi questo progetto di formazione che si articola per ciascuna struttura in due incontri, con il coinvolgimento di tutto il personale. Il primo incontro volto al raggiungimento di una conoscenza approfondita del proprio luogo di lavoro in modo da affrontare con la dovuta preparazione qualsiasi emergenza. Il secondo incontro, io ho partecipato ad alcuni di questi incontri, si conclude proprio con l'effettuazione, e qui parliamo di bambini di nido da 0 a 3 anni, bambini di scuole dell'infanzia da 3 a 6 anni, si conclude quindi proprio con l'effettuazione di una prova pratica di evacuazione dall'edificio, che vede quindi anche coinvolti direttamente i bambini. Quindi la struttura scolastica e il suo ambiente devono diventare di per se stessi veicoli di valori educativi. Ed entriamo quindi nel campo dell'educazione, proprio la sostenibilità ambientale, anche per quel che riguarda la mobilità sostenibile. Una città ad alta densità di traffico come Trieste ha incoraggiato e deve continuare ad incoraggiare la ricerca di nuove forme di mobilità sostenibile. Qui chiaramente c'è la mia collega Marchigiani, e deve imporre la necessità di proporre iniziative educative anche nelle scuole sulla sicurezza stradale, sempre per cercare di coniugare insieme gli aspetti tecnici, che chiaramente sono di competenza degli assessori che mi hanno preceduto, ma anche la formazione di questa cultura, no, alla sostenibilità ambientale fin dalle più giovani generazioni. Quindi nelle scuole, in collaborazione con la polizia municipale, ringrazio quindi anche in questo senso l'assessore Martini, sono stati avviati progetti di educazione stradale in collaborazione appunto con la polizia municipale, che vedono il coinvolgimento annuale di molti istituti scolastici cittadini, non solo quelli comunali, e la partecipazione attiva degli studenti delle scuole, fin di quelli delle scuole dell'infanzia. Inoltre nel 2010 è stato avviato dalla precedente amministrazione, noi stiamo continuando in tal senso, in 4 aree territoriali il progetto Pedibus, in cofinanziamento con la Regione, che ha coinvolto un numero sempre più elevato di bambini, insegnanti, genitori e anche associazioni e realtà locali, ad esempio la WISP. L'obiettivo principale è stato quello di rendere i bambini più autonomi e sicuri e di permettere loro di entrare in contatto con il proprio territorio, in una rete di relazioni significative e di acquisire la conoscenza di comportamenti sostenibili, ponendo al centro dell'attenzione la necessità di coniugare lo sviluppo urbano con la sicurezza, la salute e il rispetto dell'ambiente. L'attività consiste nello studio del territorio, sia teorico che pratico, e nell'analisi delle abitudini e dei bisogni dei bambini, rilevati attraverso semplici questionari. Prevede inoltre la riprogettazione delle percorrenze in base alle percezioni dei bambini e la sensibilizzazione e il coinvolgimento dei genitori, degli insegnanti, delle circoscrizioni e delle realtà commerciali rionali. Ieri io e l'assessore Marchigiani siamo stati nel ricreatorio Fonda Savio di Opicina, dove è stato fatto proprio questo attraverso la collaborazione appunto con la WISP e con gli architetti di Stradivarie, e in collaborazione con circoscrizione e genitori, è stato proprio costruito questo percorso di progettazione da parte dei bambini delle strade che loro vorrebbero percorrere per arrivare dalla scuola al ricreatorio e dalle loro case alla scuola la mattina. Adesso la nostra speranza è quella chiaramente di riuscire a trovare i finanziamenti regionali per rendere concreto questo nuovo pedibus ad Opicina, però già questo momento che abbiamo
che è stato creato negli ultimi 3 anni e che ieri ci è stato presentato a me e a Elena, è stato veramente un momento di reale partecipazione dove proprio i bambini insieme ai loro genitori, chiaramente accompagnati in questo percorso, hanno potuto scegliere il percorso ideale anche per quel che riguarda appunto la natura, che chiaramente in una zona come Opicina è particolarmente rigogliosa, loro vorrebbero percorrere per andare a scuola e al ricreatorio. Nel corso del 2012 l'area educazione, sempre in collaborazione con i lavori pubblici, ha quindi già consolidato i percorsi di pedibus iniziati nei 3 anni precedenti e ha quindi continuato a promuovere, come nel caso di Opicina, la realizzazione di percorsi analoghi. Anzi, con il nuovo anno scolastico 2012-2013 sarà avviato un nuovo servizio di pedibus per l'accompagnamento dei bambini dalla scuola primaria Subic di via Candler nel percorso scuola ricreatorio Nordio di via Pendice Scoglietto. Quindi ci auspichiamo che inoltre gli stessi temi possano essere sicuramente sviluppati attraverso altri progetti, il bicibus, la realizzazione di piste ciclabili su cui questa amministrazione è intenzionata ad andare avanti, e di percorsi protetti, sempre però da attivarsi in collaborazione partecipata con le famiglie. Quindi la scuola negli ultimi anni è diventata veicolo per un'azione di formazione per rendere consapevoli i bambini e le loro famiglie anche per quel che riguarda le più recenti indicazioni dei piani di salute in materia di alimentazione infantile. Nel comune di Trieste infatti da molto tempo questa attività è in atto con la collaborazione anche delle ditte appaltatrici del servizio di mensa scolastica. Nei Nidi è in corso da tempo, in collaborazione con l'azienda per i servizi sanitari, un fitto e proficuo dialogo, culminato lo scorso anno con una formazione molto apprezzata che ha coinvolto anche i nidi privati convenzionati, sempre per cercare, compito dell'ente locale territoriale comune, di coinvolgere in questi percorsi di formazione ed educazione tutte le realtà educative del territorio, quindi anche le realtà educative private convenzionate. Da tempo sono inseriti infatti nei menu delle nostre scuole i cibi di origine biologica, i menu diversificati per le principali forme di intolleranza alimentari e gli alimenti a chilometro zero. Inoltre questo è un progetto tutto nostro di questa nuova amministrazione. Dall'anno scolastico 2012 il Comune sta attivando una collaborazione con Slow Food Friuli Venezia Giulia per l'implementazione del metodo dell'insegnamento dell'imparare attraverso il fare, coinvolgendo ragazzi, famiglie ed insegnanti educatori nelle scuole primarie e nei ricreatori per la gestione di orti scolastici e spazi aperti. Anche questo in stretta correlazione con l'attenzione generale dell'amministrazione comunale verso il recupero degli orti urbani. Quindi la sfida per il nuovo millennio sarà quella di realizzare, sperabilmente sempre in collaborazione con i miei colleghi che tormento ogni giorno, scuole che consumino poca energia, edifici che riescano a rinunciare al superfluo con materiali riciclabili e tecnologie che rendano facile l'assemblaggio e il riuso dei suoi componenti, con arredi ecocompatibili e ambienti confortevoli, sicuri e, lasciatemi aggiungere, colorati e allegri. Edifici che in un certo senso siano quasi organismi viventi e biologicamente sani. Questi edifici dovranno essere in grado di raccontare quei contenuti di sostenibilità di cui la nostra società ha tanto bisogno, e dovranno anche offrire ai nostri bambini e ai ragazzi ambienti salutari, sia per la mente che per lo spirito, che diventino così luoghi aperti all'intera comunità, dove si possano quindi costruire insieme molteplici percorsi e relazioni educative. Grazie. Grazie a lei, professore dell'istruzione, università e ricerca.